Ciao a tutti e bentrovati in un nuovo video dei cinghiali sul tubo. Sono Vessor e siamo di nuovo su Rimworld. Allora, prima cosa, e i soliti commenti. Questa volta riguardavano, per soliti commenti intendo l'angolo dei commenti con cui inizio il video, ovviamente. Riguardavano le difese. C'è subito un bel raid. Vediamo un po'. Fresca in 3. Cioè, come si chiama? Taras, non Tarabuso. Russo è uno con il coltello, quindi mi andrà sicuramente in melee. Allora, io a questo punto metto pausa, arruolo il mondo, guardate cosa faccio, li mettiamo uno qui, poi Tarabuso col suo fucile si mette qui, mettiamolo qui, ok, poi Indy no, non lo facciamo partecipare. Lumi si sta curando, Dark con l'arco, non c'era un fucile a pompa in giro? Questo, equipaggia fucile a pompa. Vai, equipaggialo. Play. Ok, poi prendiamo controllo di Dark. Appena avrà il fucile. Ok, arruolato. Intanto arrivano anche dei trader. Allora, col fucile a pompa lo mettiamo qua. Vediamo se in questo modo riusciamo a difenderci da questi tizi. Ferx è pronto all'assalto. Lo mettiamo qui. Eccoli che arrivano. Cavolo, era meglio metterli in maniera opposta. Vai Tarabuso, dacci dentro. Padella, bravo. Attacca Russo. Cavolo, Tarabuso scappa. No! Scappa Tarabuso! Bravissimi! Bravo! Dark sceglie a chi sparare. Dai, quanto ci vuole? Ore è andato giù. Ferx, mettiti qui e picchialo. Vai, dacci, va a posto. Bravissimi, è andata. Oh, ma c'è uno ancora qua sul vivo? Ah, Taras sta scappando. Ferx non è più arruolato. Dark non lo colpirà mai. No, invece l'hanno preso. Ok, basta così. Direi che è andata bene. Direi che è andata proprio bene. Qua giù abbiamo fatto la discarica dei corpi, se non ricordo male, da queste paccola qua. Ok, sì, hanno tutti bisogno di cure, in effetti. Questo chi è? Gente morta. Che armi abbiamo? Ah, le molotov. Ecco cosa tirava quello lì. Un altro fucile in quel modo. E anche quest'arma la mettiamo via. Ok, ci sono molti feriti, devo dire. Speriamo che la gente vada a farsi curare. Intanto arrivano anche... Ah, Lumi sta andando in giro. Poi spero che Lumi rimanga con noi. Non vada via. Non era Ferx, vero, che parlava con le persone, ma Ferx sta trasportando il buon Tarabuso. Ok, Ferx è di cure. Allora ci mandiamo Indy. Dov'è Indy? Indy, vieni con me. E vai a parlare con Ranger. È molto semplice, no? Chissà quale nome. Allora, potrei vendere la Molotov che abbiamo, ma mi sa che me la tengo quasi quasi. Arco corto, arco lungo. Questo gli vendiamo. Gli vendiamo un arco corto. E basta. Poi gli compriamo, se mi riesce, le medicine. Quante ne hanno? Ne hanno un bel po'. Gliele compro tutte. Vediamo con cosa posso. Se ho qualcosa da vendergli. O gli vendo le Molotov. Vendiamogli le Molotov. Ok. Accetto. Scambio fatto. Allora recuperiamo un po' di medicine che servono sicuramente. Bene. Qualcuno curi Grifias e compagnia.
Che è Dark? Porco cane. Qualcuno li curi? Indy, tu non sei un... Ah, però ecco, è uscita viva Lumi e siamo... Le relazioni con gli Spacer sono aumentate di 15. E ciò è cosa buona e giusta. Vai, Tarabuso, pensaci te a curarlo. Ecco, vedete che sta curando Grifias. A questo punto ci pensa buon Tarabuso che... Stanno facendo a turni, chi è che si rimette in forza. Un altro? Ma quanti siete? Io non c'ho più niente da commerciare ora, eh. E poi mi perdo. Eccoci qua. Se raccogliessero queste ultime cose che sono qui... Bravo, Tarabuso. Ma sei andato a mangiare, mi sa, invece? Sì, è sparita. Sei andato a nutrirti, brutto ghiottone. Cosa c'è qui in terra? Giubbotto antiproiettile. Così, mio... Ci hanno regalato? Ma Ranger, sei un gentleman. Però raccogliamole, queste cosine. Tarabuso ora sta curando Ferx. E diciamo che... Che il più è tolto. Servono letti. Hunter ha bisogno di armi. Ok. Continua a curarlo. Grifias è tornato in piena salute. Meno male, meno male. Meno male. Allora, servono letti. Perché manca un letto? Zoomiamo nei posti. Grifias, Indy, Ferx, Dark. Settas non medical. Tarabuso. Ah, c'è già andato. Ok. Che è Tarabuso che sta male, cavolo. Qualcuno curi Tarabuso. Bravo, Ferx, pensaci tu. Che casino qui, gente che sta male. No, è andato a dormire. Ah, sono arrivati quelli nuovi? No, no, non sono loro. Qui c'è un po' di casino. Vedo cose buttate in terra, c'è una pistola. Cibo, un altro arco. Ah, ma si sono picchiati. Che è successo qua? Vedo gente svenuta. Che diamine è successo? Si sono picchiati due gruppi mentre io chiacchieravo? Eh sì. Eh sì che si sono picchiati due gruppi. Beh, non è che mi dispiace, però se riesco proverei anche a curarli. Non è che ho molte opzioni per ora con loro. Beh dai, ci ho guadagnato in armi e armature il compenso. Vediamo Indy, per esempio, che cosa potrebbe fare con loro. Salva Kyle soldato, catturalo, spoglialo. Potrei provare a curare qualcuno di loro. Però questi se ne dovrebbero andare, perché se sono stati loro, e sicuramente sono stati loro, non è il caso di farlo quando sono in giro. Dov'è Grifias? Ah, Grifias è lì. No, era senza proprietario, mi sono spaventato. No, è Tarabuso questo, è il letto di Tarabuso. Ok, ora tutti hanno un letto. Questa stanza va finita. E andatevene. Oh, se ne stanno andando. No, è morto Tarabuso. Cavolo, ho perso il cacciatore. Proviamo a salvare questi qui a questo punto. Questo qui che è un soldato. Allora, dov'è? Fatemi dare un occhio. Fermi! Chi era un curatore? Anche Dark mi sembra sia un curatore. Vediamo se riusciamo a salvarli, eh. Sì, medicine ce n'ho un bel po'. Vediamo se ci si fa. Pensate, stanno morendo. Sono già morti tutti. Morto. Morto. Tutti morti. Cavolo. Non ci voleva che moriva. Speriamo che riescano a salvarlo, Kyle. A testen Corren con Connors. Con gli Unearbi. Lui è seguito dai... da una tribù. È un 56enne. È l'amore di Grifias. Attenzione. E offriamogli salvezza. Oddio! Oddio, ma è in formissima. Fermati. Sei velocissima.
Ancient Danger, dove qui c'è qualcosa di losco. Ah, e vedo anche il raid, dov'è? Fermi che devo metterli tutti in posizione, perché ora non essendoci più Tarabuso. Dov'è? Allora, quindi intanto porta dentro i corpi. E a questo punto dovrò mettermi senza proprietario, no, perché abbiamo una nuova persona, che è con... Allora, Grifias, tu sei con la pistolina, ti arruolo e ti metti in posizione. Con, mettiamo stop e studiamoci con. Social, e sparare anche lei, ricerca, un ricercatore, cucina, va bene, via, non è male. Poi comunque ricerca le statistiche di... del povero Tarabuso. Allora, io direi che potrebbe andare qua. Indossare il giubbotto antiproiettile, dato che sarà il nuovo cacciatore. Ok, indossato, lo arruolo. Vienimi a prendere questo fucile qui. Non sarebbero eccessivamente forti. Cavolo, olè, è uno. No, mettiti qua. Non mi piace che stai lì. Qui così. E vediamo se ce la facciamo. Vai con, facci sognare. Ah, per poco. Che bisogno di pure? Chi è stato? No, ma questo non è dei nostri, non ci interessa. Mi sono spaventato, ho visto quello lì. Indy, perché andate in giro? Mamma mia, questa moda di andare in giro. Quell'altro dove è andato? Ah, si è spostato qua su. Dark, tu che hai un mega super fucilone a pompa, che ne dici se gli vai davanti e gli spari pure un Mad Animal? Cioè, ci si mettono proprio tutte. Scommettete che gli fa molto male. Boom! Boom! Vai! Giù! No, dai! Olè, bravissimo. Basta così. Direi che è andata bene. Qua sotto com'è andata? Perfetto, perfetto. Ognuno può rientrare in giro. Allora, il cacciatore... Ecco l'animale matto. Ma guardate che non c'ho pace. Che casino. Ok, con, mettiti qui. No, dai, Grifia, se non sparare a con. State pure insieme. Olè. Olè, ci siamo, ci siamo. Allora, qui c'è da raccogliere il mondo. Ora saranno finiti questi attacchi incredibili verso le nostre colonie. A razioni direi che ora siamo abbastanza pieni, eh. Ok, ok. Breakdown, batteria, poi la sistemiamo. Devo andare a vedere Work, perché mi serve il cacciatore. Ante e con, perfetto. Mica sarà morto anche Indy, no? Indy avrà solo bisogno di cure. Ok, spero che ci pensino loro, perché come dottori abbiamo loro in questo momento. Ok, qualcuno vada a curarli. Ferx, pensaci tu, che qua siamo tutti ridotti male. Dark, pure tu penso che puoi curare. Stai malissimo, Dark. Vediamo con se già guarisce. Ok. Cavolo, stiamo finendo le medicine. Stiamo finendo le medicine. Dovrò commerciarne di nuove. Se continuiamo così finisce male. Ok, Indy già sta meglio. Non si potrà nemmeno più muovere, pensate un po'. Stanno tutti male, ora curiamo anche Dark. Devo trovare un modo per fare le medicine. A ricerca chi abbiamo? Research, research. Oh, ce ne abbiamo tantissimi che possono adesso fare le ricerche.
Medicine finite, quindi da ora in poi sarà un bel problema. Con va a macellare, deduco. Esatto, guardate come macella bene. C'è il sangue ovunque. Ok. Tanto viene dato da mangiare a Indy. Senza medicina è un bel problema. Allora, come possiamo fare? Ci servirebbe più che le patate. Agricoltura. Posto di pianta di patate. Facciamo Yalrut. Eccola. Ok. Questa, vai. Piantatemi quella adesso. Ok, tutti che riposano. Almeno ce l'ho fatta ora a fargli fare questa cosa. Qua giù c'è un cimitero incredibile. Ma io direi che li possiamo anche spogliare e portare via vestiti a questo punto. Perché devo tenere lì vestiti che magari li posso anche vendere. Ok. Beh, è stato ricco di momenti abbastanza pericolosi, abbastanza ardui, devo dire. Allora, a questo punto spererei qualcuno vada a fare delle ricerche. Perché è vero che ora qui piantiamo le medicine. Ma è anche vero che ci vorrà del tempo prima che siano pronti. Io intanto dico pure di tagliare questi alberi. Allora, because Kylie è uscita la mappa. Ok, anche con questi qui siamo a 15 punti. Io, quella persona che abbiamo salvato. La nostra generosità è stata apprezzata. Bene, se guardo le fazioni. Eh sì, con certi siamo molto alti. Con loro siamo altini. Con questi siamo proprio ostili, proprio c'è l'odio. Ok, speriamo. Ah, a proposito, allora, ci era detto all'inizio video di chiudere qui e poi non l'abbiamo più fatto. Facciamolo subito. Le batterie ce n'è rimasta solo una, cavolo, a ricaricarsi. Allora, architetto, strutture, acciaio, muro, no. Possiamo farlo in... No, non ne abbiamo in marble, in slate, sì, però. Cavolo, facciamo una cosa che da qui va qui così. Là. Qui però annulliamo questo punto qui e ci mettiamo una bella porta in acciaio. Là. O vediamo un po' se ora funziona, eh. Spero di avercene, se no adesso mettiamo a lavoro qualcuno, perché magari lo slate non ce l'ho. Ne facciamo una trentina. E lo so che sei giù di morale. Ma ora, per il momento, sto ancora cercando di massimizzare il tutto, eh. Datemi tempo. Qui si potrebbe anche pulire. Cargo pod. Marble. Portateli via tutti. Questi per ora lasciamoli qua. Dove siamo? Sangue ovunque. Mamma mia, qui che tritello. Castoro alfa self-tamed. Dove? È diventato amico mio? Ma sembra... Chi sei? Ma sei in grandissima forma. Ma questo è morto. Non penso che hai tamato il castoro alfa. È un nuovo amico di... Vediamo che fa, eh. No, questo è un corpo sicuramente che sta trasportando con. Tra l'altro ci sono altri nomi da mettere. Allora, sì, infatti era... Castoro alfa è morto. C'è stata un'amicizia breve. Allora, dobbiamo dare un nome a Con. Se riesco a selezionare la velocità a cui vado, eh. Non c'ha pace Con. Ora ce l'ho fatta. Allora, Con, cambiamo di nome. Da questo momento in poi non sei più Con, ma sei Francesco. Francesco. Benvenuto Francesco. Controllo di aver messo bene il nome, ma a memoria direi di sì. Esatto, Francesco, benvenuto. Quindi questo è il tuo letto. Bene, bene.
Sembrerebbe che tutto sia tornata. Sia tornato alla normalità. Qui c'è da fare il letto. Non so, non vorrei fosse finito l'acciaio. Mi sembra strano sia finito l'acciaio. Vediamo un po' qui che c'è. Limestone. Ma no, l'acciaio ce n'era. Ce n'era tonnellate. Può essere pure che io l'abbia finito, eh. Eh sì che l'ho finito. Allora, mi serve acciaio. L'avevo lasciato un po' in giro, vediamo dove. No, qui c'è lo steel, ma ancora non posso toccarlo. Dove stava? Eccolo. Portiamo alla base un po' di acciaio. Sono sicuro che ce n'era ancora. Eccolo. Altro acciaio, anche se è poco. Diamo un'occhiatina. Ottimo, qui c'è ancora altro acciaio. Ok, ride, no! Non sono armati benissimissimo. Ce la dovrei fare. Ok, mettiamo play. Anzi, mettiamo pausa. E mettiamoli tutti in posizione. Allora, Francesco, vieni e mettiti qui. Poi Indy no, Grifias no, Dark. Dark, vieni, mettiti qui. Grifias, tu con le pistole, mettiti qui. E poi Dark, dove sei Dark? No, Ferx prendo. Mettiti qua. Play. Mettiamo un po' più veloce. Vediamo se fanno in tempo a mettersi in posizione. Cacchio. Francesco già deve sparare. Ritirati. Spostiamolo. Dark in posizione qui. Dai, dai. Dai che lo steccate. Ok. Ora, Francesco, no. Vai, Dark, mettiti qui. Francesco, invece, si mette qui. E Ferx se ne va. Ok, tutti in posizione. Vai, Dark, pensaci te col fucile a pompa. Dovresti fare prima dell'arco. Bravissimo. Bravissimo. Ok. Missione compiuta. Bravissimi tutti. Ennesimo attacco respinto. Me la stanno facendo sudare in abbondanza. Ok, tutto in ordine. Ora qui se non piantiamo. Oh, sono piantate le erbe medicinali. Meno male. Meno male perché non abbiamo più medicine. Speriamo non ci siano danni gravi alle persone. Comunque direi che possiamo salvare qua. Fermiamoci qui. Ora appena c'è un po' di calma riusciremo a fare questa benedetta parte qua. Speriamo di riuscirci a breve. Risorse ne ho a iosa. Avevo giusto finito l'acciaio. Ora siamo a 326 di acciaio. Dovrebbe bastare quindi. C'è l'acciaio. Quindi non capisco perché ancora no. Ah ecco no, lo stava facendo il letto. Bene bene. Tutto in ordine, tutto in ordine. Direi che possiamo fermarci qua e ci diamo appuntamento al prossimo video su Rimworld. Ciao!